We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Bentornati nell'episodio 4, credo. 4, yes. Prima di iniziare voglio innanzitutto ringraziarvi per tutti i like, tutti i commenti. A voglia. Ci state caricando a bestia. Mi raccomando, voglio fare il nome sia di Sammy, che sta dietro la telecamera e sta facendo un lavoro assurdo. Bella, che raga. Di Manu Zupi, mm-hmm. che ci sta aiutando con l'editing, con le canzoni, tutte ciò che vedete che è figo nel video, gran parte lo sta editando lui. Yes. Quindi lascio qua anche l'Instagram di Manu, andategli a dire che sta spaccando il suo lavoro. Yeah. Detto questo, siamo arrivati a Houston, ci siamo presi una bellissima smart car. Sapete chi c'è a Houston o non sapete chi c'è a Houston? Ah, bello, dovrebbero sapere. Ci mettiamo in macchina, andiamo verso la palestra in questo momento. Oggi è un video informativo, quindi se siete qua per quello, mettiamo qua il minuto in cui potete andare a vederlo. Noi intanto filmeremo un po' un vlog all'inizio e poi passiamo al video informativo. Quindi intanto ci mettiamo in macchina 25 minuti per arrivare alla palestra. Yeah. Se vi piace il video, spaccate un like. Dai, yeah. Tanto raga, guardate la smart che ci siamo presi, proprio una bomba, finestrini scuri, Gigetto che mette tutta la roba qua. Oh yeah ragazzi. Allora, bella ragazzi, siamo di nuovo ritornati con un altro car chat. Questa è stata la nostra idea nei primi giorni di, come sapete, di parlare poi per un paio di minuti riguardo di qualcosa di un po' più personale, qualcosa che magari non si vedrebbe normalmente nel canale. Oggi stavo letteralmente appena io e Gigi parlando riguardo di questo lavoro. Gigi, non so se vuoi un po' espandere su questa cosa. Perché Sammy ha fatto un appunto dicendo comunque è assurdo che da quando siamo qua in America c'è un sacco di gente che ci dice: ah, come va, godetevi la vacanza, godetevi il viaggio, senza veramente capire. Per noi in realtà non è una vacanza, nel senso, chiaramente stiamo qua ed è una cosa pazzesca, un taglio, però noi qua stiamo lavorando, non abbiamo avuto un momento libero. Sì. A parte la vita normale e il casino che ci sta con l'incidente che abbiamo fatto in macchina, con il fatto delle case che qua in America non ti rispondono, devi, è un po' un bordello, abbinato al fatto che noi comunque vogliamo mettere 2-3 video a settimana, il che vuol dire, se ci pensate, che dobbiamo fare tutte le riprese, tutto l'editing nello spazio di 1-2 giorni, ed è una cosa consecutiva, perché se tu devi mettere 2-3 video a settimana, pensateci, un video devi filmare, un giorno filmi, un giorno dopo devi editare, devi fare tutte queste cose qua. Quindi non è che abbiamo proprio avuto, non è una vacanza. Il punto è che noi siamo venuti in questa destinazione per creare contenuti per voi, in una destinazione figa, no? Come Los Angeles e adesso a Houston. Quindi la destinazione è figa, però comunque il lavoro rimane sempre quello che è stato in passato, come a Barcellona, Italia e in altri posti dove siamo stati. Esatto. No? Fammi aggiungere una cosa. In più dovete capire che noi, il tipo di video che facciamo noi, non sono video che vanno virali, clickbait come altri canali, giusto? Quindi non è che contiamo su questi video che vanno virali e ci portano un sacco di soldi perché dai ad revenue di YouTube. Noi da questi video non ci facciamo quasi niente, ok? Quindi ovviamente io, come lavoro principale in questo momento, io sto facendo un online coach, quindi sto qua, oltre a fare tutti questi video, faccio anche l'online coach, quindi sto con dei ragazzi, cioè dei ragazzi del coaching premium, dello standard, cioè dei ragazzi che comprano, acquistano dei programmi, giusto? E adesso sto scrivendo la guida, e per me questo è il lavoro che mi interessa a me e a cui io devo dedicare del tempo. I video sono un modo per generare, diciamo, creare contenuto interessante, soprattutto per voi, però non è una vacanza. No, non è una vacanza, quindi volevamo veramente mettere questo in chiaro, non è un attacco, una critica, è solo... Vi vogliamo ricordare che per noi questo è sempre un lavoro e... Ci divertiamo un sacco, però... Sì, è sempre un lavoro. Il punto è che per quanto è un lavoro, io amo fare questo, Giulio pure, quindi facciamo questo senza problemi, però è sempre un lavoro. Comunque, grazie per essere stati qua in questa car chat, ci becchiamo alla prossima e adesso andiamo ad Alfa DC. Finalmente vi faccio vedere dove stiamo, non so se la riconoscete, siamo al Beijing Baby. Poi vi farò fare un tour, fatemi sapere se volete un tour nei commenti, ma Sammy voleva fare un edit, quindi 3, 2, 1 e parte questo edit pazzesco ad Alto Liceo.
watch me. Demi, com'è andato l'allenamento? Una bomba. Siamo appena fuori Alpha League Gym. Abbiamo appena finito questo super allenamento. Se vi è piaciuto l'edit, mi raccomando, buttate il gesto like. L'ha fatto Sam. Yeah, buddy. Quindi adesso parte la porzione un po' più informativa di questo video, la guida scientifica all'allenamento per la schiena. Eccoci qua con la porzione informativa del video, che so che molti di voi mi seguono proprio perché do delle nozioni scientifiche. Oggi abbiamo fatto un allenamento pull e questo è l'allenamento di più di ipertrofia, con i carichi un pochino più bassi, in cui ci focalizziamo sulla contrazione muscolare, veramente a sentire la schiena che lavora. E quindi ho deciso di fare questa piccola guida dandovi dei tips per come colpire al meglio la schiena quando allenate. Prima cosa, la schiena in realtà è composta da diversi muscoli, ci sta il trapezio, il romboide, lat, lat dorsi. Di conseguenza non è male se riusciamo a colpirla attraverso diversi angoli, diverse angolazioni, diverse posizioni. Infatti, se avete visto l'allenamento di oggi, andiamo per un row orizzontale, giusto, una tirata orizzontale, andiamo per una tirata verticale, che è un altro piano in cui l'alleniamo, e già il row orizzontale si può fare sia stando più bassi così che facendo una sorta di seated row, giusto? Quindi potete variare l'inclinazione del busto, posizione con cui andate a colpire le fibre muscolari della schiena, giusto? Avendo questa variazione possiamo colpire tutte le fibre muscolari e ci aiuta. Quindi nel vostro allenamento vi consiglio comunque di includere diversi esercizi che vi permettono di colpire la schiena attraverso diversi piani e attraverso appunto diverse angolazioni. Questa è la prima cosa. La seconda cosa importantissima per me è retrarre le scapole quando ci alleniamo, giusto? Se vedete, quando vado a fare un lat pull down oppure anche uno seated cable row, vedo un sacco di gente che proprio si dimentica di fare la porzione iniziale del movimento, giusto? La porzione iniziale del movimento è quando le scapole stanno così, retrai le scapole, poi tiri. E questo secondo me è fondamentale per sentire una buona mind muscle connection alla schiena e per non usare troppo i bicipiti, giusto? Perché voi dovete retrarre. Quando retraete, allora lì potete contrarre e venire giù anche con i bicipiti. Dovete tenere quella contrazione, dovete immaginare che c'è una pallina in mezzo alle scapole, voi dovete retrarre le scapole e poi tirate giù e spremere quella schiena. Ed è così che allenate effettivamente efficacemente i muscoli dorsali, giusto? Quindi questo è importantissimo, fatelo, mi raccomando. Poi un'altra nozione scientifica: più state larghi e più andate a colpire i muscoli che stanno sulla parte superiore della schiena, quindi trapezio, romboide, deltoide posteriore, più invece i gomiti stanno attaccati al busto quando voi andate a fare un rematore, una tirata, quello che è, più state attivando il lat dorsi, ok? Quindi ricordatevi, se volete principalmente fare il lat dorsi, ovvero la V, andate a fare più con i gomiti vicino al busto. Se invece volete colpire tutta la schiena, che è quello che mi piace fare a me in precedenza, così che con un unico esercizio posso colpire romboidi, trapezi, deltoide posteriore, non solo il lat, anche il lat, allora andate con i gomiti un pochino più larghi sui vostri movimenti di tirata. Un'altra cosa importantissima, che secondo me aiuta un sacco a sentire la schiena lavorare, è usare un'impugnatura che non sia un'impugnatura classica. Certamente potete impugnare classicamente, oppure esistono diverse impugnature che sono il pistol grip, in cui praticamente levate l'indice e il pollice, oppure mettete proprio il pollice sopra la sbarra insieme a tutte le altre dita. Quello che succede qua è che diminuite il coinvolgimento del vostro avambraccio e vi permette di focalizzarvi di più sulla schiena, va bene? Quindi togliendo il pollice andate a togliere l'efficacità del bicipite e andate quindi a riporre maggiore tensione sulla schiena. Chiaramente siete un pochino anche meno forti, potrebbe essere, però aumentate il mind muscle connection. Quindi questo è un altro consiglio per la schiena. Pensavo di fare anche una guida in cui spiego volume, frequenza, intensità con cui colpire questo gruppo muscolare. Se volete fatemelo sapere, faccio una guida scientifica, però volevo vedere se vi piacevano questi consigli e se vi piacciono facciamo un video più completo. Allora, grazie a tutti se avete ascoltato ancora questa parte, grazie per essere stato ancora qua, grazie di tutti i commenti che sì, ci ragazzi, state dando sui vostri video, perché è veramente una siete cosa grandi, assurda. E niente, qualsiasi cosa volete vedere fatelo sapere. Io penso che vogliamo provare questo tipo di vlog con la parte informativa, fateci sapere. Ci vediamo nella prossima clip. Yep. Grazie a tutti. Ragazzi, passo post workout. Sam ha deciso di lasciarmi e di andarsene a Chick-fil-A, ma io voglio mangiare sano e quindi siamo da Chipotle. Mangiamo un bel burrito. Eccoci qua. Perfect.
Thank you very much, man. Ragazzi, siamo quindi andati da Chipotle e mi sono preso il solito mega burrito, che è veramente una bomba. Qua ho preso un mega burrito, come avete visto là, con doppio pollo. Il solito filmo così che mi danno le porzioni giuste, se no ho sentito che in America a volte ti fregano. Doppio pollo, un po' di formaggio, un po' di lattuga, un po' di salsa, black beans, quindi fagioli neri, e anche un po' di riso. Vi dico com'è. Veramente una bomba, ragazzi. Se ce la fate, hanno aperto anche a Londra, quindi se andate a Londra, Chipotle, miglior burrito che ho mai mangiato. E la cosa fighissima è che hanno il contacalorie sul sito, quindi praticamente c'è un calcolatore, ci butti dentro le cose che hai mangiato, tutti gli ingredienti, e calcola le calorie, quindi è perfetto se volete seguire una dieta un po' più fit. Guardate qua che bomba. E niente, ragazzi, io voglio dirvi, ci tenevo a fare questo viaggio e a portare Sammy, perché come sapete lui mi ha aiutato un sacco l'anno scorso con i daily vlogs. Ovviamente è un costo questo che sto facendo, cioè non è che è tutto gratis, però è quello che piano piano io ho accumulato facendo coaching online. Ho salvato ovviamente quando stavo all'università, quando lavoravo alla Shell, ho messo i soldi da parte, e questo era un viaggio che veramente volevo fare, venire qua a Houston e a vedere Guzman. Quindi sono felicissimo di averlo fatto, sono felicissimo che ci state ancora voi che mi guardate e che mi seguite un sacco di tempo. Come detto prima nel car chat, avete sentito, il mio non è un canale di views, un canale di appunto challenge e altre cose. Il mio è un canale dove voglio creare una legacy, ragazzi. Voglio che muscoli a vita, scienza del fitness, sia quello che lascio a voi e quello che mi seguite, il motivo per cui mi seguite, capito? Non voglio appunto le views, non me ne frega niente, per quello facciamo questi video che non hanno niente di challenge, niente di titoli, clickbait o altro. Proviamo solamente a portarvi contenuto, farvi capire che se siete giovani in Italia potete farvi il culo. Se voi state a fumarvi le sigarette, a bere, eccetera eccetera, certo, fa parte della vita anche quello, ma una certa arrivano le responsabilità. Se voi avete degli obiettivi, dovete fare dei sacrifici e dovete lavorare per raggiungere i vostri obiettivi, ragazzi, e solo così potete raggiungerli, ok? Dovete lavorare, 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 lavorare. Io 2 anni fa non mi immaginavo nemmeno di stare in questa situazione, cioè sarebbe stato un sogno, e ora ci sono, e ancora non me ne sono accorto di sta cosa, ma è solo grazie a voi, al lavoro che ci ho messo dentro, ma è anche grazie a voi. Se avete un obiettivo o avete un sogno, dovete capire che sarà un sacco di lavoro arrivarci, ma che potete farlo. Non avete il supporto di altri, se avete supporto di gente tenetevi ristretti come faccio io con Sammy. Io mangio burrito che si sta raffreddando, e grazie ancora di tutto, ragazzi. Oh ragazzi, siamo appena tornati a casa. Volevo finire qui questo video perché abbiamo già mostrato un sacco di cose in questo video. So che non è stato proprio, non lo so, abbiamo provato a fare qualcosa di diverso col vlog, con la sezione scientifica e informativa, poi col vlog, l'allenamento, l'edit, poi ho fatto vedere cosa ho mangiato, un po' all over the place, mi dispiace per questo, ma fateci sapere se vi piacciono questi vlog più spontanei, direi, no? Sì, a voglia. Io finisco la giornata, devo ancora colpire dei micronutrienti, quindi ecco per questo è la mela, e anche delle proteine, quindi adesso ci aggiungo, dato che questo per me è troppo dolce insieme, veramente è troppo zuccherato, però è buonissimo. Questo invece è il normale Total Fake 0%, quindi ci unisco insieme, dovrebbe uscire una cosa proteica ottima. Comunque colpisco 160 grammi di proteine oggi, quindi quello è un pochino oltre, 1.8, sì, è più o meno sui 2 grammi. Io vi ringrazio come sempre, se ci sono degli argomenti che volete che parliamo, scrivetelo qua sotto. Io vi saluto, buonanotte, grazie di tutto il supporto, lasciateci un bel like, ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Let's go. Ciao.